Me lo metto! Sammi contento! Non va bene, no. Non riesco a trovare uno straccio di lavoro ormai da 324 giorni. Speriamo solo che con queste riforme la situazione cambi davvero. Ometto, mi pare che la nebbia che le sparia dalle basse la sia finita nel tuo cervell. Sì, in TV e anche su internet ti te conta che si metterà tutto a posto e che torneremo tutti a essere contenti come un gatto quando te che gratte la panza. E tutte male, Ometto. Simo, ale asse. È colpa della classe politica. La sarà anche un po' colpa nostra. Dei italiani, ghemo 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, Ometto. E il doppio degli Stati Uniti, che è 4 volte tanto. Dimmi ti se puoi star 50 anni a spendere e spandere come se te fosse briatore, quando te che hai il reddito di un becar che l'ha aperto il negozio rento un convento buddista. Ma allora, Dino, questo vuol dire che siamo spacciati? Cosa si può fare? Che sarebbe una soluzione? Sì, la soluzione è la fine del mondo. È stata prevista? Da chi? Dai Maya. Ah, beh, lascia che i Maya. Mi beo. Oste, na birra. Dino, parlavi di una soluzione. Tasi, parla pian. Che è un'iniziativa del nostro amico Pissati. È quello della gita fiscale in Slovenia? No, no, un'altra roba. E di riorganizzare una gita lavorativa in Tunisia. Ometto, è il setto che in Tunisia un stipendio medio ormai le arriva ai 500 euro. Magari mi dessero qui 500 euro al mese. Mi propongono solo stage gratuiti. Ometto, non sta a dirglielo a nessuno. Parten sabato de notte col barcon. Pareccia le valise e tol sulle mutande de lana. Va bene, Dino, mi preparo. Vengo a torte al porto de Pescantina verso mezzanotte. Mi raccomando, non sta a dirglielo a nessuno. Certo che non è una brutta idea emigrare per lavorare. In fondo, lo facevano i nostri nonni tanti tanti anni fa. Ometto! Eccomi, Dino! Sono pronto! Sst, Ometto! Dai, monta su, non sta a far casin. Ma chi è la quella lì? È una mia amica. Stanotte si è fermata a dormire a casa mia. Anche lei vuole emigrare. Non ne può più di vivere in un paese che non dà opportunità ai giovani. Ciao Dino! Te sei un mono, Ometto! Sei arrabbiato con me per caso? Non ti sei fatto più sentire? Mi la conosco questa! Non è buona neanche de farla o col gotto! Dai, partemo che le tardi! Andiamo in Tunisia allora! Prima passiamo da Venezia a Torsulo Dovico. Dimmi, Lodovico, è vero che in Tunisia posso guadagnare 500 euro al mese? Il stipendio medio netto è 500 euro al mese, ma come veneto te puoi catar senza problemi un stipendio da 1000-1500 euro. Allora tutti sti vecchi in sta barca chi? I spera di triplicare la pensione? E Lodovico, in Tunisia si trova anche un lavoro da scrivania per uno come me. Mi ometto te vedaria ben a concimare i filari de sparasi. Che non lo ama in Tunisia, Lodovico? Che sei stessi lavori da operai ed impiegati, solo che non te le tasse e la burocrazia italiana. E allora, per esempio, un calzaturificio che costa de manco assumere un veneto in Tunisia che un veneto in Veneto. Pensa a te. Insomma, che tu carai emigrare anche alle ditte venete? Sì, così eliminando il parassita che costa de manco assumere gente e poi permettersi di lasciare de pi in busta paga. Ma stai dicendo che le ditte che non mi assumono qui mi assumerebbero in Tunisia? Ma è assurdo, perché? Perché là lega costi del lavoro più bassi e le puoi permettersi di far prezzi più competitivi e vendere di più in tutto il mondo. Per questo che serve assumere più gente, non sei una rogna assumere personale. Sento che mi è venuto a mente un'idea di business. Che idea, Dino? Te la dico quando che riveng. Ecco qua, sono arrivato. Allora, l'appetito lì di far foto Aurora? Non siamo mia a gita scolastica? Che fastidioso che sei, Dino. Potene mia portarsi drio la tubercolosi invece di sta qui. La fasea manco Dani. Buon uomo, siamo veneti. Sei venuti qui per cercare l'oro. Che lingua si parla in Tunisia? Mi il musulmano, so bon de parlarlo. Provo io. Ma sei tu bon de parlare il musulman? Eh sì, perché quando ho fatto il corso di lingue non volevo fare inglese e tedesco come tutti. Mi sembrava una scelta troppo banale. Una volta l'anno metto te me stupisce anche a te. Mual altarira lak stralisso acqua quinta caul ghianaeta a che lei il caffeineru alla mahar. Ma no, dove se va a parla capitale? Oi, cosa sei venuto a fare qua? Con sto barco in marzo? A ciavarmi anche il poco de pesce che mesere sta? Adesso c'è il bosco, che pensi io a mettervi a posto? L'è proprio vera che il tunisino è arabo. Ma questo? Bosco io! Che fino a stu
fatto? Bosco! È il basilio da Ciosa! Ciosa? Ma... dove sai o cassacca, niso ossi? Vino, hai sbagliato percorso! Come che sia possibile? Hai preso il navigatore dai cinesi? No, l'è che ho doparal me navigatore, è il Tom Dino! Sarà che l'acqua non la che piace? E allora l'è na in tilt! Fa' una versione a U appena te poi, se no te va a finire a sanguinetto! E adesso come femo ad arrivare in Tunisia? Seguiremo le stelle! Aspetta, poi mi sono camì che tanto qua non c'è più un caso da fare. Non avemo mondo de spese, ma rende poco il caporossolo. Ormai cinesi, il coltivo esenza che te è tutto. Ecco, visto che sen quasi drio rivar, posso rivelarvi il me sogno butei. Siccome l'oste non me porta mai le bire che ordino, ho deciso di spinarmi le mille bire, de metterme in proprio. E visto che in Tunisia se puoi mettersi in proprio senza che te picca con le tue buele, volà a verser bottega. E ti io metto, te me farei da socio. Davvero, Dino? E cosa venderemo? Versemo una cantina sociale, no? Venderemo vin e birra a fiumi. E per far venire sia i clienti, saladi e codeghini gratis per tutti. Bella idea, no, Ludovico? Ma non so quanto vin e salado che te vendi in Tunisia. I musulmani non beve alcol e non mangia mascio. Cosa? Niente vin, niente codeghin. E mi la pearà con cosa la maio. Con la spuma e i bruscansi, dammi chi il timo. Ho cambiato idea. La vita è massa curta per viverla senza codeghin con la peara. Torno a casa mia. E anzi, ho deciso che nessuno di noi altri va in esilio, orca loca. Quei che manderemo in esilio, è tutti i parassiti del Stato italiano, che lo fa un cazzo dalla mattina alla sera e vive alle spalle nostre. E gli altri restiamo a casa nostra. E la cantina sociale la femo a Sandra. E che sarà codeghini e lavoro per tutti. Bravo, bravo. Anche per me, Dino. Ma se te metti a farti, Aurora, non te sei buona neanche di far sul porcel. Te porto Mindy, Aurora, però fammi giro largo, che te impiro con fa un kebab. Perché non ti metti in politica, Dino? Ma, dito che pararia buono.